Ciao a tutti, welcome back, benvenuti, cioè ribentornati volevo dire. Welcome back to my lesson, bentornati alla mia lezione, benvenuti significa anche. Allora, adesso affrontiamo l'uso del present perfect continuous, ci troviamo sempre nel bel parco di Torino, there is a lot of green here, c'è tanto verde qui, lo vedete, è bellissimo. Allora, present perfect continuous indica un'azione iniziata nel passato ma che continua nel presente senza interruzioni, senza interrompersi. Per esempio, da giorni che pioveva, io avrei potuto dire it has been raining for a lot of days, sta piovendo da molti giorni. Come si fa? Soggetto più simple present del verbo to have più been, particella fissa, più ing dei verbi. Questa volta metto ing, ing form, quindi un'azione che è iniziata nel passato ma si ripercuota nel presente, sta ancora continuando senza interrompersi, senza interruzioni. Quindi io dico I've been talking for 3 minutes, sto parlando da 3 minuti, ok, anzi veramente sì, veramente un po' meno, comunque facciamo finta da 3 minuti. Allora, quindi è chiaro, soggetto più simple present to have più been, particella fissa, più ing dei verbi. Quindi si usa la particella since con queste seguenti espressioni: since this morning, since this afternoon, poi for 3 years, for 3 months, for 3 minutes, for 3 seconds. Quindi io posso dire che sto aspettando l'autobus da 10 minuti. I've been waiting for the bus. I've been waiting for the bus for 10 minutes. Ok, see you soon with the 4 futures. Ci vediamo presto con i 4 futuri. Per approfondimenti guardate il file audio sul present perfect simple, present perfect continuous. Bye! Questa è una bella diretta per farvi vedere il bel verde che abbiamo a Torino. Today it's very cloudy and a bit cold. Bye!